Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Buongiorno e benvenuti. Vedervi qui in tanti è una festa, veramente molto bello. Grazie di essere qua. Cominciamo. Chi è il primo? Buongiorno, sono Alessia Trovato e frequento la classe 15C dell'Istituto Comprensivo Filippo Ansaldi di Centuripe. Signor Presidente, cosa le piace di più del suo lavoro? Grazie. Incontri come questo. Vedi. Vabbè, è davvero così. Non è una battuta per farvi piacere, è davvero così. Io incontro molte persone di tanti ambienti diversi, bambini, adulti, anziani. Faccio molte visite in molte città del nostro paese, incontro qui a Roma, al Quirinale o lì in altre città persone che lavorano, imprenditori, università, scuole, persone che vivono, che si occupano della propria famiglia, persone impegnate nel volontariato, persone di ogni ambiente. Questo mi permette di conoscere davvero i nostri concittadini. E quindi conoscere l'Italia ed entrare in contatto con il nostro paese. Incontri così mi consentono di ascoltare i desideri, le aspettative, le aspirazioni di tanti nostri concittadini e anche le loro difficoltà, le loro sofferenze. Mi permettono di ascoltare le loro idee, le loro proposte, quel che si aspettano, quel che suggeriscono. È un modo di entrare in comunicazione diretta, anche se con singole parti, con singole persone, in contatto diretto con il nostro paese, di conoscere il nostro paese, questo magnifico paese che abbiamo, che è l'Italia, di conoscerlo, di ascoltarlo, di cercare di interpretarlo al meglio. E incontri così, come questo, con persone adulte impegnate nel lavoro, per me sono il momento migliore tra le tante cose che faccio, perché appunto entro in comunicazione con quello che è il nostro paese, la nostra comunità di vita. Buongiorno signor Presidente, io sono Angelica Di Paolo e frequento la scuola primaria Nicola Mario Fosco, a Mozzagrogna, dell'Istituto Comprensivo di Fossacesia, in provincia di Chieti. La domanda che le voglio porre è questa: come possiamo essere dei bravi cittadini? La ringrazio di cuore. È una bella domanda, io spero di... Non c'è una ricetta. Io ti segnalo due aspetti. Anzitutto, un buon cittadino è quello che rispetta le regole. Quando siete in classe, se il vostro insegnante sta spiegando qualcosa, nessuno si alza e si mette a cantare, perché la regola è che si ascolta, anche perché gli altri vogliono ascoltare. O se state facendo un compito di aritmetica, di matematica, nessuno si alza e si mette a giocare a palla, perché si sta facendo il compito, le regole. Ora, questo per dirvi che vi sono delle regole nel vivere insieme che governano il nostro vivere insieme, appunto, la nostra convivenza. E i buoni cittadini le rispettano. Avete visto qualche volta alla fermata dell'autobus che si formano delle file. Beh, c'è chi rispetta chi è arrivato prima e aspetta che salga questi e poi sale lui. C'è invece chi pensando di essere furbo, cerca di scavalcare tutti e salire per primo. O all'ufficio postale, la stessa cosa, dovunque. Cioè le regole sono fatte, esistono
per consentire a tutti di svolgere in maniera ordinata la propria attività. E vanno rispettate, perché altrimenti non si può vivere insieme in maniera che vada bene per tutti. Nessuno può pretendere di forzare le condizioni a proprio vantaggio a danno degli altri. E questa non è una regola, questa è prepotenza. Quindi le regole vanno rispettate. Ma vorrei aggiungere che rispettare le regole è una cosa importante, perché significa rispetto per gli altri, significa anche pretendere rispetto per se stessi, significa vivere insieme in maniera che, rendendosi conto delle esigenze di tutti quanti. Forse non basta rispettare le regole, occorre qualche cosa in più, che i cittadini siamo tutti, e siamo in Italia circa 60 milioni, siamo tanti. E cittadini vuol dire che si vive insieme nello stesso paese, cioè si è concittadini, perché si è cittadini insieme. Per questo c'è il termine che a me sembra molto bello, concittadini, perché si vive insieme. E vivere insieme vuol dire farsi carico anche delle esigenze degli altri, non soltanto essere preoccupati di affermare le proprie esigenze, di soddisfarle, ma di farsi carico anche delle esigenze degli altri. Un buon cittadino è quello che, oltre a rispettare le regole, che sono dettate dalla legge del nostro Paese, si fa carico anche spontaneamente dei problemi degli altri. Così in classe voi spesso vi aiutate l'un l'altro. E lo stesso avviene nella società. La vita insieme di buoni cittadini è fatta se ci si rende conto che si sta meglio se tutti stiamo meglio. E quindi facendosi, attribuendo importanza ai problemi propri, alle proprie esigenze, ai propri desideri, ma anche tenendo conto e rispettando le esigenze, i desideri, i bisogni degli altri. Questo fa un buon cittadino, questo a mio avviso è insieme. Rispettare le regole è rispettare e tenere in conto le esigenze degli altri. Vi ringrazio, è stato un piacere.